I signori del Taranto rispettano l'impegno, onorano questa prima partita storica al derby con il Grottaglie. La formazione biancazzurra passa il turno vincendo 3-1, ma è una partita da raccontare perché sugli spalti è una gran festa. Ci sono circa 500 tarantini, complessivamente 1200 gli spettatori all'Atlantico da Muri che sfiora il tutto esaurito. È stata una bella partita alla fine, forse in pochi se lo aspettavano. Il Taranto ha giocato con 14 ragazzini contati, 3 in panchina senza neanche il portiere di riserva. Andiamo subito alla cronaca per quel che riguarda Tommaso Napoli, questo 4-4-2 con i giovanissimi juniores in campo. Anche il Grottaglie ha schierato una formazione imbottita di juniores, 6 dall'inizio. Al terzo minuto c'è già il primo gol, segnato in contropiede da Scrimieri che riesce a depositare in rete un pallone col cross dalla destra di Loris Formuso. Il Taranto è un po' impacciato, la maglia pesa forse un po' troppo sulle spalle di questi ragazzini e infatti al nono minuto subiscono il raddoppio con il portiere Pastorelli che non riesce a raccogliere un pallone al limite dell'area di rigore e quindi per Formuso è davvero un gioco da ragazzi depositare la sfera a porta sguardata. Guarnita. Il Grottaglie potrebbe triplicare al 28esimo quando un colpo di testa alla distanza ravvicinata ancora di Scrimieri viene però neutralizzato dal portiere Pastorelli. I giovani terribili di Tommaso Napoli prendono le misure ai grottagliesi e la partita diventa un po' più equilibrata nel corso del secondo tempo. Al quinto minuto c'è un'azione favorevole per i giovani del Taranto con Schena che in caduta libera in area Curri che da distanza ravvicinata davanti al portiere Anastasia manda alto sulla traversa. Alla mezz'ora la partita si riapre, infatti il Taranto riesce a ottenere il meritato gol che dimezza lo svantaggio con una bella azione di Bongermino, classe 95, che serve Curri, il quale batte il portiere Anastasia in uscita. Grottaglie 2, Taranto 1. Un minuto più tardi l'estremo difensore Pastorelli si rifà con una vera e propria prodezza sulla semirovesciata di Radicchio che aveva indirizzato il pallone sotto l'incrocio dei pali. Davvero prodigioso l'intervento del numero 1 rosso-blu. Al 41esimo la partita si chiude definitivamente quando il Grottaglie si porta sul 3-1, cross del nuovo entrato Presicci dalla sinistra per la testa di Pastano che sul secondo palo fissa il punteggio sul 3-1, ma c'è ancora il tempo per raccontare della prodezza, la seconda della ripresa da parte del portiere Pastorelli che su un gran tiro da distanza ravvicinata di Camassa riesce in maniera egregia a deviare il pallone in calcio d'angolo. È stato comunque un match interessante quello che abbiamo visto al Damuri di Grottaglie, due squadre che naturalmente sono in allestimento, soprattutto il Taranto e Grottaglie di Marcello Caso a qualche giorno di preparazione in più, ma alla fine ci sono stati applausi davvero per tutti. È stata buona, davvero ottima l'accoglienza di tutto l'ambiente grottagliese, della società, ma anche della tifoseria al Taranto per questo primo storico derby ufficiale fra Grottaglie e Taranto. Passa il turno il Grottaglie che adesso affronterà per la seconda partita della Coppa Italia di Serie D la squadra calabrese del Sambiase che aveva eliminato nell'accoppiamento il Montalto con il punteggio di 1-0.